Ben ritrovati su Final Fantasy IX, ci siamo lasciati davanti all'entrata delle miniere. Siamo con Vivi, Gidandaga e Quina. Entriamo. Stiamo attenti perché qui dovremo affrontare un boss. Fossil Raw. A molti questa parte non piace, devo essere sincero, a me piace un casino. Comunque, ci troviamo a Fossil Raw. Direi di proseguire, basta. Che? Oh oh! Cosa diavolo è? Mamma! Dovremmo fuggire. Non perdiamo tempo. Via! Oh! Questi cosi fanno male, eh? È un po' come in Final Fantasy VIII quando dobbiamo fuggire al coso, a quella specie di aggeggio elettronico. No! A quel mostro ragno. Vabbè. Non volevo affrontarlo, devo essere sincero. E i miei punti vita saranno bassissimi. Ah no, ok, non troppo. Attacco le spalle, dovrò cambiare tutta la formazione. Cambio, 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 cambio. Sul serio? No! Ok. Giusto lei che ha la magia Raze. Livello AD5, ti prego dimmi che non ho persone a livello 5. Multiplo di 5 almeno. Ok. Nessun multiplo di 5, ok. Fortuna. Bene. Daga, devi cambiare postazione. Ok. Proviamo a rubare, dovrebbe avere l'Isir, roba così. Cioè non ha niente di che. Dovrebbe essere debole a tuono, quindi mi limito a usare Tandara. Ah no? Anche lui usa Tandara però. Ok, però con Tandara non fa poi così male. Perfetto. E attacchiamo. Gemma grezza, sul serio? Tandara! Devo stare attento a non usare troppi MP. Oh! Ok. È stato facile. Si risveglierà però. Quindi stiamo attenti. Vai. E ancora. Ora. Forza. Perfetto. Ha perso l'equilibrio. Bye bye. Wow. Aia. Scusa, ti ho fatto male? No. Attenta. Scansati! Uff, ci siamo salvati per un pelo. Accidenti, quel mostro non è servito a molto. Chi va là? Vi cercavo, principessa Garnet. E tu chi sei? Scemo, scusa. Sono Lani, ho ricevuto ordine dalla regina Brane di cercare la principessa. Mia madre mi cerca? E perché mai? Io non voglio tornare ad Alexandria. Veramente la regina Brane non vuole voi. E chi allora? La regina rivuole solo ciò che vi siete portata via dal castello. Restituitemelo subito, appartiene a Branne. Non avete sentito? Non mi sfuggirete tanto facilmente, vi conviene ubbidire. Avanti, fate la brava. Sei stata tu a tenderci la trappola? Ho l'incarico di riprendere questo oggetto a tutti i costi. Cosa vuoi dire? Ancora non capisci? Non mi hanno ordinato di riportare la principessa sana e salva al castello. Che strano. Tacete! Datemelo, o passerò le maniere forti. E cosa fai, ci picchi? Zitto, imbecille, ora ti faccio vedere io! Ok. Vera boss battle. Lani! Potremmo rubare etere, Vlacus e spada coral. Entrambi gli equipaggiamenti non li abbiamo, quindi perché non averli adesso? Vediamo un po' se è debole a Slow. Se non sbaglio attaccherà solo Garnet.
Usiamo difesa totale. Mancato, ok, quindi forse si può ottenere uno slow. E non credo utilizzi attacchi di tipo terra, quindi ho rubato etere ovviamente. Ok, mi limiterò ad usare energia su Daga. E assimilo. E rubo. Non credo che slow serve a molto, considerando che ho messo la velocità di battaglia al massimo nel menu opzioni. Però, vabbè. Energia! Bene. Difendiamoci. Attaccherà soltanto Garnet. Mi sono spiegato? Ancora no. Ora se ne andrà dopo che avremo tolto un po' di punti vita, quindi non potremo sconfiggerla, ma a differenza di Beatrix avremo tutto il tempo per rubare quello che va rubato. Fire! Ok, rubiamo. Vlacus, ottimo! Ci manca la spada Coral. Vlacus è un'arma per Gian, comunque. Ah, utilizza Scan sul serio? Daga livello 11. HP 211, MP 68. Ok. Idro! Oh, su tutti? Bene, allora utilizzo un bel vento bianco. No, Daga! Dopodiché una bella mega pozione, ne abbiamo a bizzeffe. Erora? Come fa a essere così veloce? Oh, sul serio? Oh, non posso fare niente. Oggetti! No, sul serio? Con la Phoenix su Daga. Cioè, come fa a essere così veloce? Mamma mia, quanto sono lenti! Utilizzate quella coda Phoenix! Vediamo che succede. Sto nel menu. Ok. Niente da fare! Niente da fare, è troppo veloce! È troppo veloce! Daga è andata! Mi sono rotto! Una battaglia semplice che va a rotoli semplicemente perché non utilizzano la mega pozione in tempo. Ci rendiamo conto? Iniziamo ad attaccare perché non sto rubando e mi sono rotto. Chi se ne importa della spada Coral, la comprerò. Attacca. Magia bianca, energia, ruba. Ok. 2005, wow. Idro su tutti, sicuro, ma ho usato energia. Per cui dovrebbe essere a posto. Oh my god. Ok. Siete testardi, eh? No, tu sei testarda. Lasciami cadere la spada Coral. Vento bianco. Niente. Ok, lo sai che ti dico? Mi è rotto. Beccati la Mu. Ruba. Credo che questo sia l'ultimo turno. Ok, non sono riuscito a rubare la spada Coral, pazienza. Tanto la si può comprare. Spirale di saette! E attacca, sì. Ormai è andata. Ho rubato la Vlacius, che è più utile, visto che Gidan è comunque nel party. Ok. 600? Non male. Non ho rubato niente, ovviamente. Sono felice di aver attaccato, perché tanto... Ok, 1.400. E lei continua ad attaccare, quindi ho fatto benissimo. Ad attaccare. Come diavolo vi permettete? E si arrabbia. Cos'è, un contrattacco quello? Energia! Ultimo vento bianco. Non ho rubato niente. Quanti punti vita? Ora ce la conquina. Vabbè. Ora tu difenditi.
E Vivi credo che potrà utilizzare la sua ultima magia nera. Bio, perché è potente. Non ho rubato niente, ok. Vabbè, lasciamo perdere. Ce l'ha con Queen adesso. Queen è più resistente di Daga. Ok. Però, ci sapete fare. Vi è andata bene perché sono da sola. Ma non finisce qui. Ho perso tutto questo tempo semplicemente per una lotta. Avrò fatto dei tagli perché non si poteva. Cioè, assurdo. Comunque, la nuova arma di Jidan ci dà turbamento e incognita. Per adesso mi tengo l'altra perché è più figa. Vai. Battaglia, ok. Bene, perché sto tornando indietro? Perché voglio andare a prendere un oggetto. In realtà è semplicemente un elisir. Oh! Da questo si può imparare vento bianco, se non sbaglio. Non so se si può imparare qualcos'altro. Proviamo ad attaccare a usare un divora. Ancora Erora, basta con questa magia! Sì, vento bianco l'abbiamo già presa, quindi non serviva. Wow! Ok, abbiamo tanto del peridoto. Effettivamente potrei prendermi un paio di eteri, eh. Ok. Se no che ce li abbiamo a fare? Questi tizi permettono di apprendere un'altra magia. Usiamo Fyra e attacchiamone un altro. Energia e divora. Vediamo un po' quale dei due resiste. Ok, 600. Un'altra Fyra. Subivi fortunatamente. E si aspetta perché non solo all'esito. Ok, 700. Bene. Possiamo iniziare a rubare. Forza, Quina. Devi indebolirlo ancora? Continuo con energia perché non mi fido. Morfeo. Vabbè, poco importa. Divora, divora, divora. Ok, 150, vediamo un po' se riusciamo. Quanto sono veloci i nemici. Assurdo. Gemma grezza. Camomilla, ok, sì, era una magia blu. Schiaffo muto. Vabbè, poco importa perché non ho usato una magia. E ciao. Bene, omicidio e megafono appresi. Ok, direi che possiamo iniziare ad utilizzare una bella erba dell'eco e delle pozioni. Sì. Ok. Camomilla, a cosa serve? Che non me lo ricordo. Provoca sonno a tutti, alleati e nemici. Questa si poteva prendere anche nell'albero di Lifa, però non ho voluto. Eccolo qua, l'elisir segreto. Torniamo indietro. Bene, siamo tornati qui e finalmente possiamo proseguire. Un Gargant selvatico? Potrebbe essermi utile. Ebbene sì, un Gargant selvatico, prendiamo il loro cibo preferito, cioè questi fiori, e quando vediamo il punto esclamativo, possiamo lasciarci trasportare da lui.
Assurdo. Questo dungeon è molto carino. Dovremmo praticamente con il Gargant esplorarlo. Facile, facile. Ci sono giusto un paio di zone segrete che ovviamente esploreremo insieme, per cui non preoccupatevi, questo serve per tornare indietro. Limitiamoci ad andare avanti piuttosto. Ed eccoci qua. Ciao Brigante, anche tu a caccia di tesori? Tesori, di che parli? Come, non lo sai? Pare che qui siano nascosti tantissimi gioielli e fossili preziosi. Credevo venisse anche tu ad arricchirti come tutti. No, non sono qui per questo, ma dimmi, da qui si arriva al continente esterno? Il continente esterno? Come ti vengono certe strane idee? In ogni caso ti avverto, giovane, questa miniera è piena di meandri, ma non ho mai appurato dove porta. Credo che si debba proseguire da quella parte, ma non è un'impresa facile. Devi servirti dei Gargant. Ma sono animali così capricciosi. Se sali su uno, aspetti semplicemente che ti porti. Arriverai solo a vicoli ciechi. Per andare dalla parte che desideri, devi usare le valvole, come quella lì. E cosa c'entrano i Gargant con le valvole? Le valvole controllano le fuoriuscite di acqua. I Gargant hanno paura dell'acqua, perciò potrò usare le valvole e scaricare l'acqua nella direzione contraria al lato dove vuoi andare. A proposito, quella è la valvola numero 2, devi azionarla per proseguire. Ho capito, ma come faccio ad arrivare lì? Bello mio, usa il cervello. Puoi andare di là col Gargant, però devi azionare prima la valvola numero 1. Ok, grazie per le informazioni. Ci hanno detto tutto quello che ci serve. Intanto qui c'è Steelskin! Me la sono vista brutta a Clara, ma non riuscivo neppure ad alzarmi dal letto. Per fortuna è tutto passato e ho potuto riprendere il viaggio. Assolutamente sì. Piuma Phoenix, Panacea e Etere. Grazie, con questo posso viaggiare ancora per un po'. E ciao, Moku! Non hai niente da dirmi? Ok, una lettera da Kuppo. Non so chi è, però sono troppo curioso di scoprirlo. Vuoi leggere con me, Kuppo? Caro Moku, non ho niente da fare, quindi gioco a nascondino. Sono nascosto qui in una tana. Vediamo se mi trovi, Kuppo. Ti do un piccolo indizio. Sono dietro un muro. Tanti Kuppo da Kuppo. Sto sfaccendato, Kuppo. Se sapesse le pene che ho patito per fuggire da Lindblom, mi passerebbe la voglia di giocare. Hai una lettera per me? No. Ok. Il Mug Shop, invece... Le cose classiche. Quindi direi di usare una tenda. E poi di salvare. Ok, non devo perdere neanche un Moguri, che nell'ultimo episodio ho perso un Moguri, ho dovuto ripetere tutto quanto e mi sono veramente arrabbiato. Non era grande che, però comunque ho dovuto ripetere tutto. Già, immaginate la frustrazione dopo aver registrato ripetere tutto. Meno male che salvo sempre in un slot a parte. Così per sicurezza in caso dimentico qualcosa o faccio degli errori. Andiamo prima di qua comunque. E usiamo il Gargant. Perché se azioniamo prima le leve non potremo ottenere degli oggetti segreti. Quindi prima andiamo dal Gargant e poi azioniamo la leva per cambiare il percorso. Anche perché qui c'è un oggetto veramente utile e molto molto potente. Ottenerlo a questo punto del gioco ci sarà molto utile. Proseguiamo. Si tratta di un pezzo di equipaggiamento. La spilla di gnomo. È veramente un equipaggiamento potente perché è in grado di dare le seguenti abilità. Eccola qua. Level up, isotermia e rigene. Dà vari poteri a chi la porta, rafforza il vento. Comunque isotermia è il motivo per cui wow, questa spilla di gnomo è una bomba. Ok. Potrei dare a Vivi la giacca fatata, però la forza fa aumentare i punti vita al level up, quindi preferisco di no. Gli do la fascia d'osso. Bandana. Voglio fargli aumentare la forza. Ah! Più forza a Vivi, più al level up avrà più punti vita, quindi mi conviene. Mi manca da apprendere Morfeo e Drain. Vabbè, rimaniamo col manganello per il momento, poi penseremo a Morfeo. Per quanto riguarda i... direi che posso darla a lui la spilla gnomo, perché non ha né level up né isotermia. Ok. Gidan, tu come sei messo? Con la bandana, fascia di mithril, giubba di mithril, ok. Anello coral, ok, ha preso tutto. Quindi puoi apprendere MP per attacco e occhio per occhio. Tu invece la Mu, antimedusa.
Hai bisogno di più punti vita. Prenditi la fascia d'osso così a level up hai più punti vita. E dovresti apprendere forse insonnia, dai. Ok. E stai apprendendo anche queste. Quina. Quina, quina. Hai appreso sinergia. Va benissimo così. E stai apprendendo Guil Up, quindi mi va benissimo così. Direi di tornare indietro utilizzando il Gargant, ovviamente. E vai. Ok, ora che abbiamo preso la spilla di gnomo, direi che possiamo tranquillamente cambiare la direzione delle valvole. Perfetto. Andiamo di qua. Possiamo anche giocare a carte con quel tizio. Ora che conosco meglio le statistiche delle carte, prima o poi ve le spiego, ve lo prometto. Magari faccio un video a parte. Ora che conosco le statistiche delle carte, giocare è molto più divertente al gioco di carte di Final Fantasy IX. Ok. Andiamo di qua. Ci dovrebbe essere la valvola numero 1. Azioniamola, perché azionando la valvola numero 1 non torneremo indietro con il Gargant, ma bensì entreremo in una nuova zona. Vai, no, vai. Bene. Se non lo azioniamo, questo Gargant tornerà dal punto di partenza, quindi non servirebbe a niente. Ok, di qua ci dovrebbe essere un altro oggetto. Ah, si trova dall'altra parte. Vabbè, non importa, lo prendiamo dopo. Intanto andiamo di qua perché dobbiamo azionare la valvola. Eccola qua, la numero 2. Guardate lui come ci guarda. Dice, ok, ce l'ha fatta. Ha raggiunto il punto dove si aziona la valvola. Comunque, qui ci dovrebbe essere un nemico che insegna a Quina una mossa molto particolare. Etere. E la mossa particolare si chiama Sancta livello 4, mi pare. Livello 4, sì. Ok, forza Gargant, fammi tornare indietro. Da dove si va? Ah, di qua, ok. Perfetto. Ora ovviamente dovremo azionare di nuovo la leva numero 1. Perché se non l'azioniamo torneremo qui. E non avrebbe senso, no? Ottimo. Vai. Così il percorso torna a quello precedente. E quindi Gargant può tornare al punto di partenza. E ora che abbiamo azionato la leva numero 2 possiamo proseguire. Quindi mi raccomando, fatelo dopo aver preso la spilla di gnomo. Ottimo. Perfetto. Praticamente il dungeon è quasi finito. Spero di riuscire a incontrare qualche mostro. Dai, mi serve il livello Sancta 4. Ok. Tu... Ok. Tu per sicurezza... No, il Mogu Shop. Mogunet. Non voglio più perdere niente. Quindi controllerò ogni volta. Perfetto. Ora questo percorso non porterà alla sfida di gnomo, bensì a quasi l'uscita del dungeon. Come avete potuto vedere è veramente facile. Non è così complesso. Ok. Ciao tizio. Sei già arrivato? Visto che sei io, compri qualcosa? Ice Brand, Partisan, multiracchetta, asta stellare. Ho tutto quello che mi serve, secondo me. La bandana ce l'ho parecchi. Ok, questi anche ho parecchie copie. Sì, sto a posto. Quando serve qualcosa dimmelo. Ora di qua serve per tornare indietro, quindi andiamo su. Dovremmo trovarci nella zona della mina tra un po'. Questa è la leva numero 4. L'aziono? Sì. Servirà qualcosa? Mi sa di sì. Ok. Eh sì, perché sennò... Forse non dovevo azionarla subito.
No, forse sì invece. Sì, andava azionata perché altrimenti non potevamo raggiungere l'oggetto. Speriamo di ricordare bene. Ok, abbiamo bloccato quel passaggio. E adesso andiamo nel passaggio dove c'è l'oggetto, vero? Assolutamente sì. Era una tiara di Lamia. Ce l'avevamo? Vediamo. No, anti-caos. Caos e levita. Ok. Tu che hai una semplice banana e hai preso tutta, non puoi prendere la tiara di Lamia. Tu invece? Neanche. Equina? Vabbè, sta prendendo megafono. Quindi, dopo aver preso Insonnia, gli darò sicuramente la tiara di Lamia, così Garnet apprende anche Anti-Caos, che è veramente un'abilità utilissima. Anti-Caos, Antipietra e Isotermia sono veramente delle abilità utilissime perché sono degli status alterati molto molto potenti che possono darci tanto tanto fastidio. Ok, attiviamo. Bene, ora ci dovrebbe essere il percorso quello che serve per arrivare alla fine del dungeon, quindi possiamo andare. E per il resto direi che abbiamo fatto tutto quello che andava fatto, ovviamente a livello di leve. Ci manca giusto l'ultima leva, ma non c'è niente di che. Ok, siamo arrivati nella zona prefissata, quella dove dovrebbe trovarsi la miniera, proprio, vera e propria. Ok, facciamo attenzione. Ops, siamo caduti come delle pere, non importa. È perché tanto... di qua che cosa c'è? Ok, di qua c'è il Gargant, che non può proseguire finché non attiviamo la leva, quindi non ci serve per il momento. C'è questa zona extra che voglio assolutamente visitare. Perfetto, con il piccone. Ok, prima di però picconare dobbiamo andare di qua. Perché c'è un oggetto segreto nascosto che voglio prendere. Esattamente qui in fondo. Il salvagente, che è praticamente un equipaggiamento. Ci dà adrenalina, siero e scippatore. Pietricida può aspettare. Perché se non sbaglio scippatore ha lo stesso effetto di cleptomane. Provoca danni al nemico anche col comando rubano, non è quello che dicevo io. Vabbè, però Gidan può prendere adrenalina che serve a non essere sotto lo status stop, una cosa del genere. MP per attacco. Adrenalina. Previene lo status stop, esatto. Ok, dai, va bene così. Non c'è nient'altro qui. Direi che possiamo picconare. Accidenti, è un miracolo che sia arrivato fin qui. Questo è il mio territorio, non osare toccare i miei tesori. Ok, ti lascio cercare in cambio di una pozione. Ok, dammi il piccone. Affare fatto. Bene. Ora finalmente possiamo trovare il luogo segreto di Kuppo, che è questo qui. Quindi continuiamo a premere il tasto A. X, cerchio, dipende dalla console, insomma. Q. E continuiamo Q-Po. Q-Po! Ciao! Mogu Shop. Ok, il classico. Mogunet! Devo chiederti un favore, Q-Po. Consideresti una lettera Q-Po, Q-Po? Ok. Grazie, Kupo. Lui invece è Kuppo. Niente lettere, Kupo? Niente lettere, Kupo? Niente lettere, Kupo? Ok, salviamo. Perfetto. Via col salvataggio, Kupo! Chissà dove si trova Kupo. Prima si trova ad Alexandria. Chissà adesso dov'è. Ok. Perfetto. Possiamo anche scovare dei tesori continuando a premere A. Sulle zone, fino a che non esce il messaggio hai ottenuto questo o quello. È praticamente casuale. Quindi c'è. Gemma Grezza. Tra i vari tesori può esserci anche l'anello Madain, però è veramente rarissimo.
Bisogna essere ultra fortunati. Quindi proverò un pochino, ma non credo che riuscirò a ottenerlo. Se sbaglio dovrebbe essere in una zona specifica oppure casuale, sinceramente non lo so. Forse è una zona specifica o meno, non mi ricordo bene. Anello Madain! What? Quindi bisogna proprio scavare in questa zona specifica? What? Isotermia, licenza medica e mogo amuleto? Anello misterioso usato in passato come talismano, assorbe l'elemento gelo. What? Ok. Ho ottenuto l'anello Madain. Secondo me è proprio in questo punto. Bisogna insistere fino a che non esce. Non credo che ne possa uscire più di uno, sarebbe assurdo. Comunque direi che... Ti dà già per vinto? Sì, sono stufo. Ok, ho ottenuto l'anello Madain. Wow. Ok, andiamo qui in alto. Si può andare di qua? No. Di qua. Perfetto. Si scende. E si preme. Se azioni la valvola esci, non potrà più rientrare. Sì, sì. Vai. Bene. Ok. Però vorrei vedere effettivamente dove porta. Facciamo così. Ok. Vorrei vedere dove porta la via se io non aziono la leva. Oh, nemici! È vero, devo prendere livello Sancta 4. Ok, praticamente ci porta qui. Ok, basta saperlo. Azioniamo la valvola e si scende. Ho azionato la valvola, limitiamoci a uscire. E basta. Ma tanto comunque non ho intenzione di apprendere tutte le magie blu con Quina. Quindi se mi va bene così, andiamo via. Ok, addio. Tanto da qui si può entrare, quindi anche qui ci sono i mostri. Che luce! Sarà sparita la nebbia? E ci troviamo finalmente nel continente esterno, e ora la mappa del mondo sarà piena. Completa. Ok. Come possiamo vedere, ora ci troviamo qui, in questa zona qua. Quindi non ci troviamo più qui. Sono un bel po' di robe da esplorare. Ora finalmente Final Fantasy 9 è completo, nel senso è un vero Final Fantasy con la mappa del mondo completa. Si salva. Ottimo. Qui ci sono un bel po' di cose da fare. Iniziamo a fare il giro. Andare di qua. Ci sono anche dei nuovi nemici. Dobbiamo stare ben attenti. Chissà, magari escono subito. Vediamo se sono loro. No. Ok, vabbè, questo qui lo conosciamo molto bene. Si tratta di Zakmal. Attacchiamolo, dovrebbe avere più o meno 1000 punti vita. Singhiozzo, mancato, ok, meglio così. Bene, vivi e... cioè comunque toglie 100 e più, ogni colpo. Mantra magia? Wow! Mantra magia dovrebbe cambiare MP ed HP, di solito fa quello. Vediamo un po' se farà lo stesso qui. Credo di sì. Costa 8. Porta 1 l'HP di un alleato o un nemico. Wow, è ancora meglio. Quindi mantra magia più divora, se funziona ovviamente, sul nemico specifico. Qui intorno dovrebbero esserci anche altri nemici molto famosi. Chissà se li incontriamo. Incontriamo... i goblin! Ebbene sì.
che non so quanti punti vita hanno. Proviamo ad attaccare con Vivi e con Daga e a divorare. Vediamo un po'. Vanish. No, ora dovrò usare una magia. Proviamo un semplice fire. Goblin Shot. Se non sbaglio è proprio la magia blu che si può prendere. Ok. Alla fine sono riuscito ad attaccare l'altro. Sono stato un pochino più aggressivo e ce l'ho fatta. E quindi ho ottenuto Goblin Shot. Mamma mia, assurdo. Wow. Vedete, questo ancora non è sconfitto. Ok, 700. Adieu. Drain. Ok, direi che possiamo andare alla palude dei Q. Perché alla palude dei Q vorrei effettivamente ottenere delle nuove rane. Ok. Qui ci sono sempre Mogutaro, si trovano in ogni singola palude. Vai. Gina mi piglia una rana. Ok. Grazie, dottor. Perfetto. Ora prendiamo le senza indugi. Questo è un po' più complesso come stagno. Però le voglio prendere tutte, più o meno. E 12 rane. No, 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 no. Dai. Qui ne è finito, no. Vai. Oh, mai. Ah, posso andare anche di qua, ok. Perfetto. Dov'è la prossima rana? Eccola là. No. Perfetto. Cerchiamo di andare di qua, magari. Ah, potevo prenderla mentre saltava. Vabbè. Prendiamola. No. Vorrei almeno raggiungere un altro premio, se possibile. Però devo capire dove vanno le rane. No, niente da fare. È proprio difficile questo stagno. Ha. Ha. Proprio poco prima di saltare. Yes. Vediamo qual è il prossimo premio. Elisir. Come fa qua a stare qui? Non lo so. Però ne ho prese 15. Mi va bene così. Sì, basta così. Possiamo andare. Per arrivare a 100 ci vorrà un sacco di tempo. Ta 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 ta. Ok. Ora effettivamente ho preso effettivamente delle nuove abilità, quindi dovrei un po' vedere di risolvere. Quindi mi rimetto Morfeo. E questi non mi servono a niente. Ok. No, gli altri mi diminuiscono la forza, per questo non lo voglio mettere. E poi potrei mettermi la fascia d'osso, però non serve. Abilità devo ancora prendere. Ok, potrei dare effettivamente a Daga la tiara di Lamia, così apprende anti-caos e caos. Per il resto, anti-medusa gli manca veramente pochissimo, anche per la Mu. Ottimo. Una cosa che volevo fare era un viaggiare sicuri, perché volevo andare dal Chocobo. Trovare comunque le impronte di Chocobo. Cerchiamole. Dovrebbero essere vicino alla palude. Esatto. Perché c'era effettivamente un forziere dei Chocobo che era possibile ottenere proprio qui, vicino al villaggio dei Maghi Neri.
cui apriamo il menu delle ciocografie. E dovrebbe essere... Spiaggia arida. Sì, dovrebbe essere proprio spiaggia arida. Vicino al bosco secco ce n'era una simile. Chissà se è quella occupò. Dovrebbe essere proprio... Oh, no, Gidan. Dovrebbe essere proprio la spiaggia che si trova qui. Vicino al villaggio dei maghi neri. Vediamo se ho ragione. Oppure dall'altra parte. Eccola qua. Eccola qua, vedete, è proprio questa. Infatti il Chocobo fa qua. E abbiamo trovato il tesoro. Piuma Fenix, coda Fenix, peridoto, diamaguanti. Come avete potuto notare, il peridoto ce l'hanno fatto ottenere dopo che l'abbiamo ottenuto nella storia. Quindi abbiamo 13 peridoto. Però Tandara già ce l'ho. Quindi sì, wow. Sì, se ne può ottenere più di uno. Prima di andare, volevo effettivamente tornare qui. Perché in questa zona desertica si può trovare un nemico specifico. Quindi faccio un salvataggio e quando lo trovo ve lo faccio vedere. Perché è un nemico famoso e quindi voglio farvelo vedere prima di concludere l'episodio. Eccolo qua! Per sbaglio ho attivato l'aiuto in battaglia, quindi per questo motivo le mie cose lì, i miei barre di trans, ecco, sono a zero. È stato un errore mio, non ci posso fare niente. Divoriamo il Chiactus. Attenzione, contrattacca con 1000 aghi se lo attacchiamo mentre è sottoterra. Ok. Proviamo a usare un attacco fisico di Vivi. Stiamo attenti. Ok, per il momento non ho usato sipario. Non importa, possiamo divorarlo anche sotto sipario. Utilizza Chaos. Su di lei, ovviamente. Oh, che seccatura. Rubiamo. Non ho rubato niente. E continuiamo a divorare. Vediamo un po' se ce la facciamo. E... no, ancora. Attacchiamo con Daga. Ah ah, mancato. Bene. Ruba e divora. Sipario, giusto il tempo, abbiamo già attivato divora. Forza, forza. Ok, non dovrebbe avere molti punti vita normalmente. Caos su chi? Su di lei. Ma ha mancato. Meglio così. No, ora attaccherà con 1000 aghi. Sono stato un idiota. Coda Fenix. Bene. Ruba e divora. Vabbè, non importa. Perfetto. Non ho rubato niente, ma posso divorare. Avanti, avanti, avanti. Ancora. In scena. Utilizziamo una mega pozione però. Perfetto. E a 100 HP, a 100 HP. Sipario. Ok. Si protegge. Bene. Devo stare attento, però vabbè, 1000 aghi è la mossa che possiamo ottenere, comunque era ovvio. Ancora. Mi serviva anti-caos, sono stato un idiota a non attivarlo. Vai, attacchiamo Quina. Poi usiamo la pozione su Quina. Perfetto, giusto in tempo. Ok. Teniamoci pronti. In scena, attacca più divora, ottimo. Non ho ancora rubato niente, chissà cosa c'è da rubare a parte...
Piuma Fenix, Coda Fenix, le classiche pozioni. Ancora sipario? È una sfida ogni volta a divorare un mostro. Sul serio? Lui ha lo scudo dell'Anticaos. Ah 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 ah. Meglio così. Ruba, attacca, divora. Difesa. Ah, era la tenda, ok. Vabbè, abbiamo rubato tutto praticamente. Sipario. Sarei tentato a usare attacco anche quando lui contrattacca con mille aghi, sul serio. Però vabbè, utilizza caos è già un problema. Su, vivi allo scudo, ottimo. Quasi quasi attacco. Utilizzo la coda Fenix su Daga e divora. Esatto, preferisco fare così. Pozione. No, su Quina, vabbè. Dai, non fa niente. Peccato non si possa selezionare un alleato anche se è KO. Per velocizzare la cosa. Deve indebolirlo per mangiarlo, l'abbiamo capito. In scena, attacca. E divora. Ora Garnet non ce la fa, sono sicuro. Avanti, sipario. Ok. Mille aghi, sul serio? Ma dai. Non ci credo. Quindi sì, può fare anche quello. Ok. Ma almeno mille aghi è stato appreso, vero? Sì. Assurdo. Assurdo. Vabbè. Usiamo Raids ed energia su tutti. No, non si può. Bene. Ingrappa al Chocobo. Abbiamo ottenuto il tesoro, abbiamo ottenuto le magie blu, abbiamo ottenuto qualche rana, è arrivato il momento quindi di andare a Conde Petit, che si trova qui. Se soltanto salisse. Ok. Perfetto. Scendiamo qui. Abbiamo preso anche un po' di nuove abilità. E sì, queste vanno benissimo così. Tu qui non devi apprendere niente. Controlliamo, ma dovrei aver appreso tutto. Tu hai appreso il Lamu finalmente, quindi posso darti qualcosa di meglio. Isotermia, ad esempio. Non sarebbe male dartela. Sarebbe il caso di iniziare con isotermia. Oppure farti finire di apprendere abilità up attraverso il cerchietto, così posso darti qualcos'altro. Andiamo a Novox o Blind. Non mi serve né uno né l'altro, però manca poco entrambi. E abilità up con spolverino, ancora meglio. Così ti posso dare Anticaos e Blind con le scarpe rosse. E quindi ti posso dare Novox. In questa maniera apprendi tutto più facilmente e velocemente. E per gli altri direi che va bene così, perché tu devi anche prendere ancora Gwilap. Sì, gli altri stanno proprio messi bene. Ottimo. Direi quindi di salvare. Assolutamente sì. È stato intenso. Ma ce l'abbiamo fatta. Per cui salvataggio. E ci salutiamo nel prossimo episodio di Final Fantasy IX. Ciao!